Ferruccio, una persona così immensa che supera ogni tempo e che apre non solo i cassetti della mente, ma spalanca quelli del cuore e dell'anima. Una persona che si ha la fortuna di incontrare una volta nella vita e da quel momento la vita diventa più speciale. E nelle nostre vite Ferruccio continuerà a rimanere, come continuerà a rimanere nel cuore e nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e il privilegio di trascorrere del tempo con lui e di ascoltare i suoi racconti, che si trasformavano in magia con la musicalità della sua voce, le espressioni uniche, l'intercalare dei suoi sorrisi, la naturale signorilità unita ad una sottile, inconfondibile ed intensa ironia. Questa sera la famiglia Fanciullacci, anche se il cuore è triste, non può far altro che gioire nel condividere insieme a voi il talento e la straordinaria fantasia di Ferruccio attraverso le pagine di questo libro, La Biblioteca Magica, scritto insieme alla collaborazione del caro amico professor Giorgio Vespignano. Oh.
Oh no!